Questa è la situazione della sua stanza. Guardate che disordine. Softbox, mutande qua, ragazzi. Borsone tutto sporco, stracci per terra. Cioè, è tutto completamente a caso. Questa stanza ha bisogno di una ritoccata e oggi trasformerò questo buco nella sua stanza dei sogni. Ma che cazzo? Ma quanto ci hai messo? Ma fermi tutti, prima di farvi vedere la sua reazione, direi che è arrivato il momento di metterci al lavoro. Prima cosa, smontare completamente la stanza perché era uno schifo. Adesso non c'è più completamente niente, a parte questa presa che, ragazzi, ha pisciato praticamente. Rimane solamente il letto, quindi togliamolo. Ora che è tutta libera, signori, dobbiamo dare una bella ripulita. Ah, ora sì che profuma sta stanza, raga, prima non si poteva stare. E la scrivania è messa. E ovviamente per una postazione che si rispetti serviva anche una sedia. Eccola qui, ragazzi, appena arrivata. È il momento di montare. Eccola qui, lei è Sihodoro S100, la sedia perfetta. Ragazzi, questa sedia ha delle caratteristiche incredibili che adesso vi dico, partendo proprio da qua, il supporto lombare. Con quattro bolle questo supporto lombare permette di far adattare qualsiasi schiena, ragazzi, ed è di una comodità incredibile. L'abbiamo montata in pochi passaggi e mi hanno dato anche i guanti bianchi per montarla, bellissimo. Ma non è finita qui, perché questa sedia ha anche altre chicche stupende. Lo schienale è regolabile su 5 livelli, quindi che voi siate alti 1,50 m o 1,80 m come lo sono io, potete usare questa sedia. Anche la profondità del sedile, ragazzi, è regolabile, garantendo una comodità stupenda. Stessa cosa vale per i braccioli, che possono essere regolati come più vi piace. Insomma, se siete dei gamer, questa sedia fa il caso vostro. Tramite i pulsanti qua sotto di bloccaggio e sbloccaggio, ragazzi, posso anche modificare l'altezza del sedile. Sto scendendo e adesso sto risalendo. E anche la profondità del sedile è regolabile con questo tasto, come vedete. La struttura è robusta, ragazzi, e non mi peserà stare su questa sedia nonostante ore e ore di game. La sedia è fatta con questa comoda rete, ragazzi, che garantisce il comfort al 100%. Sì, ok, tutto molto bello, ma sarà davvero bella come dicono? Proviamola. No, ragazzi, ve lo giuro, sembra che sono su una sedia che fa i massaggi, ok? Allora, la cosa che è qui dietro ci sono le molle è proprio rilassante, cioè proprio la schiena si adatta. No, 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 non sto scherzando, questa è una delle sedie più comode che abbia mai provato, raga. Non ve lo dico perché è lo sponsor di questo video, ve lo dico proprio perché è davvero comoda. Questa figata è in sconto a 269,99 anziché 659,99. Cioè, oh mio Dio. E solo per il Black Friday potrete acquistarla a questo prezzo. Quindi non perdete assolutamente questa opportunità. Vi lascio tutti i link in descrizione. E signori, questa sedia si reclina fino a 135 gradi ed è perfetta per rilassarsi. Io ve la consiglio. Ma ve la consiglio perché l'ho provata. Sono convinto che a Mike piacerà un botto, raga. Io ho provato le migliori sedie da gaming, ma questa spacca. Ora che sedie e scrivanie erano finalmente pronti, ho continuato ad abbellire tutta la stanza da gaming. Ho installato una PS5, un computer e tutti i vari gadget tech che a un gamer piacciono. In sostanza, dopo altre 2 ore di lavoro, finalmente avevo finito. Si è fatta sera, ragazzi. Abbiamo finito giusto in tempo. Questo qui è il delirio che c'è attualmente fuori la stanza. Ovviamente poi mi toccherà sistemare tutto, ma per fortuna ce l'abbiamo fatta entro l'arrivo di Mike. In questo momento Mike è a calcio con gli amici e dovrebbe finire tra circa 20 minuti. E qui dentro, signori, c'è la sua stanza da gaming. Lì è arrivato. Eccolo! E là? Com'è? Perché stai registrando? Non farti domande, andiamo, entra, entra. Come andiamo? Bene, tu? Tutto bene, com'è andata a calcetto, bro? Fantastico, ho fatto 5 stupendi gol. Ah, bene. Ma che hai fatto qua? Bro, non farti domande. No, 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 vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, sali, sali, perché qui... Ma che cazzo è...
Cosa hai fatto sopra? Sopra, non farti domande. Lo so, ho messo un po' sotto sopra la villa, ma l'ho fatto per te, bro. In che senso per me? Adesso capirai. Mike, ti ricordi com'era la tua stanza, vero? Guardala in che condizioni era. Cioè, era schifosissima. È orribile. Bro, preparati, perché qui dentro ti ho preparato la stanza da gaming dei tuoi sogni. Bra, tutto il pomeriggio, guarda, è sera, bra, è sera. È spettacolare. Aspetta, erano le 6, ora sono le 10 di sera. Cioè, ci ho messo un po' di ore, sì. È spettacolare. Che ne pensi, bro? Io non ho mai avuto una stanza da gaming così figa. Ti piace? Ma questa serie è bellissima. Bra, questa è la chicca, provala. E dimmi se è comoda, sincero, eh. È la serie più comoda che abbia mai provato. Serio? Serio? Bra, l'ho detto anch'io, te lo giuro. Raga, non eravamo preparati. PS5, computer, Red Bull. Bra, ovviamente le cose si devono far bene. Aspetta, guarda, succhi di frutta infiniti lì sotto, bro. Sì. Si è andata la luce. Sì. Si è andata la luce, ragazzi, siamo rimasti al buio. Non ho parole. Ma brava, dai, non ti preoccupare. Ti preoccupare. L'ho fatto col cuore. Anche perché l'ho fatto nella mia villa, non nella tua casa. Vabbè, grazie lo stesso. Ok. Dunque. Ok. Aspetta un attimo, ma il letto. Vabbè, però. Vabbè, fa niente, c'è la sedia che è comodissima. Ah, dormi sulla sedia? Se no dormo con te. No, ok, allora se ti fa piacere dormire sulla sedia, va benissimo, bro. Ciao. Ciao. Grazie. Prego. Puoi dammelo un po' a me? È contentissimo Mike, si è messo a giocare al computer ed è stato tutta la notte nella sua nuova camera. E posso anche capirlo, con una sedia così comoda, chi si sarebbe alzato?